Buon pomeriggio, un'altra puntata, la quinta di preview con tutte le anticipazioni della prossima giornata di campionato, ovviamente il focus sul Catania che attende la capolista da ieri del campionato del girone C della Serie C, vale a dire il Monopoli, spazio ovviamente anche al Trapani e al Messina. Parleremo di tutti gli argomenti di giornata insieme ai miei ospiti, a partire da Carlo Breve, ormai abitué. Ciao, buonasera Carlo, Marco. Hai dormito, ciao, qui ovviamente. Buonasera a tutti. Stanotte hai dormito qua sotto il tavolo. Sì, da corner, ti abbiamo ripreso, ripescato dopo corner. Con me anche Lucio Tosso, ciao. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Che si dice club manager dell'Imesi Atletico Catania? Si lavora, esperienza nuova, nuovi stimoli, si lavora. Si lavora ed è importante. In un momento come questo è molto importante. Si fanno esperienze diverse da quelle che sono quelle sul campo. A proposito di lavoro, voglio ringraziare per l'ottimo lavoro svolto in questi tanti anni di preview Gianluca Russo, lavoro svolto con professionalità, anche simpatia. Da oggi è con noi invece Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buonasera Marco, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E adesso vado dall'altra parte dello studio, mi faccio dire anche che clima c'è, che aria si respira, se c'è più fresco, più caldo, qui c'è un po' caldo. Anna, come dalla parte tua, come no, si sta? Qui si sta benissimo, ti devo dire, buonasera Marco, adesso si sta bene, prima come hai visto stavo morendo di caldo, però adesso si sta bene. Io saluto tutti i nostri amici che ci stanno seguendo a casa e ricordo che possono interagire con noi al numero in sovraimpressione. Anna, io ritorno subito, quasi subito da te, perché voglio fare il punto, come facciamo sempre, con il programma della prossima giornata di campionato del girone C della Serie C e poi con la classifica che è venuta fuori anche dal turno infrasettimanale. Si è giocato, lo ricordiamo, fino a ieri sera con il successo del Monopoli, prossimo avversario del Catania contro il Benevento. A te Anna. La settima giornata di campionato inizia domani sabato 28 settembre alle 18.30 con Taranto-Sorrento, segue domenica 29 settembre alle 18.30 Cavese-Latina, Cerignola-Casertana e Trapani-Turris, domenica 29 settembre alle 20.45 Avellino-Foggia, Catania-Monopoli, Giuliano-Altamura, Potenza-Crotone, lunedì 30 settembre alle 20.30 Picerno-Messina e... Si chiude la settima giornata di campionato lunedì 30 settembre alle 20.45 con Benevento Juventus Next Gen. Passiamo subito alla classifica. In testa con 13 punti Monopoli, segue Picerno e Benevento con 12, Cerignola, Sorrento e Giuliano 11, Potenza 10, Trapani e Catania 9, Casertana, Latina 7, Messina, Cavese, Crotone, Juventus Next Gen, Turris 6, Foggia 5, Avellino e Altamura 4 e chiude la classifica il Taranto con 2 punti. Cosa dice questa classifica dopo le 6 giornate di campionato giocate finora, Carlo Breve? Diciamo che sono poche 6 giornate per avere una classifica ben delineata. Il Catania era partito abbastanza bene, ha avuto una leggera flessione, ma abbiamo visto che le difficoltà sono un po' per tutte. Se guardiamo l'Avellino, che insomma è penultimo in classifica, con certi effetti, terz'ultimo, fa veramente un cambiato effetto. Tutto l'Avellino, fra parentesi. Una squadra costruita per vincere, una squadra che tra l'altro aveva fatto molto bene anche l'anno scorso, semifinalista dei playoff. E il Benevento, che ha fatto la sua seconda sconfitta, una sconfitta in più del Catania, ha 2 vittorie in più del Catania con i 3 punti. Esattamente. Le vittorie contano molto, però devo dire che ancora è presto, c'è tempo per chi sta indietro per recuperare. Lo chiedo sia a Lucio che poi a Carlo, è una frenata quella del Catania? Possiamo catalogare così? Sono delle frenate fisiologiche, bisogna vedere le motivazioni. Catania ha delle buone motivazioni dal canto suo, perché ha avuto degli infortuni importanti e poi ci si dimentica sempre che questa qua è una squadra che ogni anno viene rifatta ex novo, quindi bisogna avere anche del tempo pur avendo tutti gli effettivi a disposizione, e aggiungiamo questi infortuni in una zona nevralgica del campo e sono la parte centrale dove Toscano vuole determinate caratteristiche in quella zona del campo, e tutti e 3 titolari per 2 posti sono fatti male, quindi di questa cosa sicuramente ne ha risentito il Catania e spero non ne risenta a lungo andare. Bisogna recuperare giocatori importanti anche in fase d'attacco, che in questo momento sono a livello atletico diciamo non
non al massimo, ci vuole tempo. Vuole pazienza. La Serie C è un campionato, e lo sappiamo ormai, lo conosciamo bene tutti, molto molto difficile, però la cosa che mi conforta è che non vedo una lepre quest'anno, non vedo assolutamente una squadra che possa ammazzare il campionato, quindi il Catania là a 4 punti, l'importante è domenica fare quello che si deve fare. A proposito, ha iniziato la Patanè, Lucio, Lucio. Già, ora lo tingiamo un pochettino di scuro, e così qualche capello dovrebbe andare via, qualche capello in meno e facciamo Patanè. Invece, Carlo, volevo chiederti dell'avvio del campionato del Catania, perché sono stati avversari tosti, difficili, a proposito di Lucio. Ma diciamo che Lucio ha toccato i tasti del cuore di questa situazione, soprattutto io dico il fatto che si conoscono poco, si è visto soprattutto nelle ultime partite, quando ha giocato magari qualcuno che non aveva quasi mai giocato, vedi Raimo insieme a Jimenez, hanno stentato a trovare un'intesa, ma è logico, hanno bisogno di un periodo di conoscenza. E non bastano solo gli allenamenti, ma serve in partita, dove c'è un avversario che si contrappone e devi capire come la vuole passata un compagno, il movimento che ti fa, il piede preferito. Devono conoscersi, quindi un periodo di rodaggio c'è, ed è arrivato in un momento in cui il Catania ha incontrato tutte le migliori, e quindi io ritengo che lo score del Catania sia positivo a livello di punti, è molto vicino. Certo, ora serve di nuovo, dopo questa piccola flessione, serve di nuovo accelerare. Chiedo in regia di sapere se abbiamo già il collegamento prossimo di Skype. Lo vedo, eccolo qui, con Michele Fini. Ciao Michele, buon pomeriggio, come stai? Buon pomeriggio a tutti, bene, grazie per l'invito, e un saluto a tutti gli ospiti lì in studio, a tutti i tifosi del Catania. Ecco, ci piace avere in studio con noi e collegati con noi i grandi protagonisti del Catania del passato, come sei stato tu, anche perché voi avete fatto una cavalcata fino alla Serie B, e volevo capire se vedevi delle somiglianze in questa squadra rispetto alla vostra. Ma come si è detto anche precedentemente al mio intervento, secondo me è un po' presto ancora, no, per dare dei giudizi in quel senso lì. Sicuramente Catania in Serie C è una squadra che gioca per vincere il campionato, e le altre giocano per batterti. Il Catania, lo sappiamo tutti, è una squadra importante, una città importante, una tifoseria importante, e le squadre che incontrano il Catania per esperienza danno quel qualcosa in più, perché è un privilegio per gli altri battere il Catania. Quindi la difficoltà maggiore che secondo me può incontrare la squadra, anche se sono sicuro che con l'allenatore che hanno in panchina e l'esperienza che ha in questa categoria, sa come motivare la squadra, sa come spiegare che gli altri ti daranno filo da torcere. Quindi sono sicuro che il Catania comunque ha le armi giuste per poter essere protagonista in un campionato che è ancora equilibrato, ancora è presto per definire, ma secondo me a lungo andare io mi fido tanto dell'esperienza dell'allenatore. In questa categoria ha sempre fatto bene, quindi sono sicuro che sa come aprire le porte, diciamo. È quello che il Catania tenta di fare, insomma, non molti gol subiti, a proposito di aprire le porte per il Catania. Michele, ti rivedi in qualcuno di questi giocatori rossazzurri? È vero che le partite sono state poche finora, ma c'è un giocatore... Io vedo la verità, ho visto una partita per intero, che è quella con il Giuliano, che forse in quella partita lì è stata la partita che magari difensivamente ci sono state qualche disattenzione in più rispetto alle altre, però offensivamente in mezzo al campo vedo una squadra con tanta qualità, con tanti ricambi, con tanta gente che può ruotare, quindi io sono fiducioso, perché secondo me, ripeto, io mi fido molto dell'allenatore perché conosce la categoria, conosce i giocatori e se ha voluto determinate caratteristiche, perché è sicuro che con quelle caratteristiche può far bene. Volevo soffermarmi adesso insieme ad Ermanno su una grafica che faccio vedere anche i miei ospiti in studio. Noi la chiamiamo la lente di ingrandimento, serve un po'
per dare l'idea di quello che è il Catania in questo momento. La vedremo attraverso i nostri colleghi in regia. Appena Ermanno riusciamo a dare il quadro di questa situazione, ci soffermiamo, e lo vedremo anche in grafica, soprattutto, ecco qui, sulla questa differenza che vediamo all'inizio, no? Fra media gol 1, perché abbiamo segnato un gol a partita al Catania, e 1,35 di media XG, che sarebbe, diciamo, la probabilità con il quale il Catania, con le sue azioni, ha possibilità di fare gol. Sì, in pratica da quello che possiamo vedere già qui in grafica con questi dati statistici, ci accorgiamo di come il Catania in ogni partita, in ogni, diciamo, prestazione, perde circa il 35% di pericolosità offensiva. E questa, per una squadra che vuole competere ai vertici, ovviamente è un dato su cui soffermarci con grande attenzione. Cosa che sempre dalla grafica si evince è il fatto che comunque il Catania entra molto dentro l'area avversaria e calcia soprattutto molto all'interno dell'area avversaria. Distanza media del tiro, giusto? 16,7 metri, praticamente quasi dentro l'area. Tiriamo per lo più quasi sempre dentro l'area e in realtà poi, come possiamo vedere, facciamo un gol a partita, si fa un gol a partita. Questo è diciamo qualcosa da migliorare e da attivare meglio durante diciamo gli allenamenti. E questo, fino ad ora, il campionato del Catania è questo, anche con questa difficoltà, Carlo, ad andare a tramutare in gol quelle che sono poi le opportunità. L'abbiamo visto soprattutto nelle ultime due partite. Due partite giocate contro due squadre con delle difese veramente forti, arcigne, e contro il Picerno il Catania ha fatto un'ottima gara, ma veramente la difesa del Picerno è una difesa di grandissimo livello, così come la fase difensiva creata da Peppe Raffaele era una fase di livello, dove oltre i tre molto difensori accorti centrali c'era Capomaggio che schermava, fisicamente strutturato veramente bene. Il Catania nel primo tempo ha avuto tre palle gol veramente limpidissime, create col gioco, con disponendo delle frecce e sfruttandole. Vedi Lunetta, vedi il cambio di gioco di Stoppa, D'Andrea per Stoppa, quindi delle situazioni di gioco create e mancate per poco, veramente, per imprecisione. Una volta di Stoppa, quella più clamorosa credo di Raimo, dove se fosse entrato con i tempi giusti gli bastava mettere il piede, fa gol, perché la palla di Lunetta era talmente invitante che mettere il piede lì e fa gol. Invece è arrivato un attimo in anticipo, l'ha voluta anticipare, quindi col sinistro invece che aspettarla col destro. Però il Catania ha creato, e questa è la cosa più importante. Quando non si crea ti devi preoccupare. Quando si crea, è quello che succedeva l'anno scorso, no? Quando si crea e non si fa gol, sì, sicuramente c'è da migliorare, ma io sarei sereno, perché prima o dopo gli attaccanti o i centrocampisti avranno delle polveri diverse. Voglio andare da Michele per sentire se è d'accordo anche con quest'ultima considerazione di Carlo Breve, anche perché Michele di gol se ne intende, anche insomma, di gol importanti, no? In qualche finale storica per il Catania. Sì, diciamo che non ero proprio un bomber di razza, però qualche golletto l'ho sempre fatto in tutti i campionati. Secondo me l'analisi è giusta, perché ripeto, io ho visto anche visto bene la partita di Giuliano e poi ho visto gli highlights delle altre partite. Il Catania crea tanto, crea occasioni e questo secondo me è positivo. La squadra ha in testa, secondo me, quello che l'allenatore vuole, chiede, pretende, credo, e quando la squadra segue le direttive dell'allenatore, secondo me prima o poi i risultati arrivano. Ripeto, non sarà facile perché le altre squadre ti giocano alla morte, è la verità, lo sappiamo. Catania in Serie C è la squadra che tutti vogliono battere, esatto. non c'è, su questo non si discute. È proprio così, come dice la tua maglietta, no? Insomma, è un supereroe il Catania di questa Serie C, come tu c'hai la maglia di Batman, almeno è quello che vorrebbe essere, no? Il Catania, il supereroe di questa Serie C. Bisogna sì, quel particolare lì lo devono tenere bene in mente, perché io lo dico per esperienza, in C giocavi in alcuni campi dove ti aspettavano, perché eri il Catania, perché eri la squadra che doveva vincere il campionato, eri la squadra che tutti volevano battere, quindi
Quella è una cosa che devi fissarti nella testa, entrare al campo e pedalare al 150% come gli altri. Tornando un po' alla domanda che gli hai fatto tu, Marco, a Michele, su Batman, se c'era qualche calciatore che insomma somigliasse a lui. Direi di no, sai perché? Perché lui era proprio una classica ala, un classico esterno. Il Catania quest'anno ha rinunciato, per motivi di sistema di gioco diversi, ad avere degli esterni classici, vedi Cicerelli, vedi Chiricò, no? Ha dei trequartisti che fungono, che si aprono pure molto in ampiezza, ma non sono degli esterni classici. Lui era un classico esterno, un po' alla Causa, un po' alla Donadoni, un po'... Ecco, grande qualità. Sapeva svariare sia sulla faccia destra che sulla faccia sinistra, ma era proprio un esterno di ruolo, almeno lo ricordo così, Michele. È giusto? Sì, la descrizione è quella. Con l'età che avanzava ho dovuto modificare un po', perché sulla fascia bisogna correre tanto, attaccare, difendere, e quindi mi sono spostato leggermente un po' più in mezzo. Da mezz'ala, questa diciamo, è l'evoluzione, chiaramente. E infatti ricordavo questa parte degli anni. Per la domanda ricordavo questa parte della carriera, capito? Di Michele. Ritorno invece da Ermanno per parlare invece della situazione legata al contropiede del Catania, a quella che viene chiamata transizione positiva. La classica transizione, diciamo, positiva. Sì. La scorsa puntata si è analizzato molto il discorso della transizione. Possiamo negativa. Far vedere nuovamente la grafica, perché anche lì c'è un dato indicativo. La volta scorsa si è parlato, il mister Breve ci ha analizzato della transizione negativa ottima del Catania, che va subito in aggressione appena persa palla. Per quanto riguarda invece una transizione, diciamo, positiva, quando si riconquista, quando si va in verticale, quindi quando si attacca, diciamo, la porta, andiamo poche volte e si va poche volte al tiro in porta. Infatti c'è un dato, il dato segna 0,43, esatto. Quindi solamente il 43% delle volte che si ha una transizione positiva e si va in avanti, si riesce a concretizzare o comunque andare a tiro. Un dato che fa riflettere anche questo, no, Lucio? Sì, ma il tutto secondo me è riconducibile anche a una condizione atletica precaria da parte di molti giocatori. Anche il fatto dei gol, io penso che ci aspettiamo gol da tutti. Anche dal difensore su calcio piazzato che viene su, ma in particolare dalla coppia di valore, no? Montalto, l'inglese. Casualmente tutti e tre sono indietro con la condizione. Quindi io penso il recupero di questi tre attaccanti, che sicuramente possono fare la differenza quando sono però atleticamente a posto, farà appunto ci sarà il cambio di passo da parte del Catania, perché ci saranno i gol in più che creeranno da sole, perché questi giocatori che abbiamo menzionato sono giocatori che normale vanno in doppia cifra e fanno a volte reparto da solo, come Inglese, Montalto specialmente. Quindi penso che ci vuole tempo, ci vuole pazienza, recuperiamo fisicamente questi attaccanti e poi i gol in più, queste partite che ora stanno finendo 0-0 sicuramente potranno finire qualche spunto in più. Servirebbe anche, l'hai detto, l'hai accennato, qualche gol in più su situazioni di palla inattiva. Perché le caratteristiche ci sono fisiche, insomma, per farlo. È stato veramente poco. Ne parleremo. Il Catania ha avuto diversi calci d'angolo a favore. Poche conclusioni in porta, vincenti. Poche situazioni di pericolo per gli avversari. Quindi solo un gol è stato bisogna per creare qualcosa in più. Anche perché chi va a calciare gli angoli, insomma, il piede bene. Buono c'è, quindi si deve cercare di concretizzare. L'altro giorno ha messo in difficoltà il portiere direttamente da calcio d'angolo. Io vorrei andare invece a proposito di difesa del Catania, perché qualche giocatore del Catania è attivo sui social. È una squadra quadrata anche sotto questo punto di vista, dalle poche parole, però qualcosa dicono e spiegano. Voglio tornare da Anna per scoprire insieme di chi stiamo parlando. Sì, Marco, quello che vi mostro oggi è proprio una foto pubblicata sui social dal nostro leader della difesa, Di Gennaro, se la regia può farla vedere. E credo che il messaggio che passa è un messaggio bello, ma allo stesso tempo significativo, importante, perché nonostante le vittorie, nonostante le sconfitte, comunque la squadra rimane sempre unita, compatta, ed è proprio quello che scrive lui con due parole quando dice resilienti insieme. E c'è un'altra foto, no? Questa è una delle ultime partite, forse l'ultima, sicuramente l'ultima, e poi c'è un'altra foto, no? Con la partita, quella precedente, Anna, sempre con le stesse parole.
Sì, esatto. Con le stesse parole anche pubblicata da Jimenez, sì. Sempre con scritto resilienti. Resilienti, resilienti. Sì. Il Catania che deve essere resiliente, questo ci dice Anna. Voglio tornare da Michele per sapere invece quanto è importante il ruolo del leader, perché il Catania ha perso uno nell'ultima partita, perché Sturaro starà fuori sicuramente per qualche partita. E uno dei giocatori di cui ha parlato Anna poco fa, cioè Di Gennaro, è sicuramente un altro dei leader della squadra. Quanto è importante avere un leader per riuscire ad arrivare poi ai risultati? Beh, storicamente in ogni squadra il ruolo del leader è fondamentale, a partire dalla leadership che deve avere innanzitutto l'allenatore, poi ovviamente ci sono quei due o tre giocatori della rosa che sempre hanno un filo diretto, diciamo, con l'allenatore, che poi trasmettono il segnale, diciamo, a tutta la squadra. Sturaro sicuramente, per l'esperienza che ha, per il carisma, per le tante squadre dove ha giocato, i tanti spogliatoi che ha vissuto, secondo me è l'uomo ideale. Mi sembra anche dal punto di vista della leadership molto, molto positivo, anche con l'esempio che dà in campo, che poi il leader non è solo a chiacchiere dentro lo spogliatoio, ma poi devi essere anche quello che dà l'esempio a tutti gli altri, e che quello che dice lo porta avanti per primo lui. Quindi secondo me, da quel punto di vista, ripeto, Sturaro secondo me è la figura ideale. Poi sicuramente ci saranno altri due o tre che con lui diciamo tengono a bada lo spogliatoio e lo indirizzano verso l'obiettivo che sicuramente avranno come gruppo squadra. Ti vedremo qualche volta qui a Catania, vieni a vederti qualche partita, Michele? Beh, mi sono ripromesso che devo venire, perché è da un sacco di anni che non vengo. Mi farebbe piacere venire anche per ringraziare chi ha fatto il murales mio lì allo Stadio Massimino, che per me è un motivo di orgoglio enorme. E non sono mai riuscito a venire a vederlo, ed è una delle cose che con la mia famiglia ci siamo ripromesse, e spero di riuscirla a farla a breve. E allora ti aspettiamo qui a Catania, magari anche nei nostri studi, Michele, quando verrai, facci sapere. Così. Grazie, molto volentieri. Grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio. Grazie. Ciao Michele. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Noi ci fermiamo adesso, ritorniamo fra poco. Entriamo nel vivo della partita con il Monopoli, andando ad analizzare anche quello che ci aspetta, soprattutto per quanto riguarda l'avversario del Catania. Fra poco. Eccoci qua di nuovo in studio. Mentre il Catania deve combattere in campo, noi combattiamo qui per l'aria condizionata. C'è chi la vuole, c'è chi no. Decideremo poi, insomma, come derimere questa questione importantissima. Andiamo avanti invece con il Monopoli, andando a guardare quelle che sono alcuni dati della squadra pugliese in testa alla classifica, ma soprattutto alcuni uomini della squadra pugliese adesso in testa alla classifica. Ad esempio il mister del Monopoli, che è un allenatore nuovo ma che è già stato in Puglia nel passato, eccolo qua, Alberto Colombo, biancoverde nel 2021-2022. Sta facendo bene, ovviamente lo sappiamo, perché i risultati che ha avuto col Monopoli sono tanti, e pensate che ha un contratto fino al 30 giugno del 2025 con opzione per un altro anno, per cui in questo momento credo che si stia guadagnando probabilmente la possibilità che questa opzione venga esercitata. Il giocatore più rappresentativo, ne abbiamo scelto uno, chiaramente è sempre difficile la scelta in questo caso, ma siamo andati sul sicuro parlando di Vasquez. Già lo ricorderanno gli esperti di calcio e i tifosi siciliani, già in alcune squadre siciliane, soprattutto al Siracusa, dove ha giocato sicuramente bene. I risultati invece del Monopoli, che danno il quadro di quello che è questa squadra, guardate i risultati in trasferta,
Turris Monopoli 0-2, Foggia Monopoli 1-4, Cavese Monopoli 0-1. Chi pensa che gliela stiamo buttando al Monopoli fa bene in questo caso, ma comunque tre vittorie in trasferta, poi in casa invece una vittoria, un pareggio e una sconfitta, ma è la squadra appunto in testa con 13 punti. Che partita ci attende? Ma quella che impressione è anche, dico, i gol subiti. Veramente, cioè, due. Difesa granitica. Esatto. Veramente, e giocatori offensivi che in questo momento sono in uno stato di grazia. Penso a Viteritti, che è un braccetto esterno tutto fascia, ma ha fatto due gol straordinari. Il primo contro il Foggia, rientrando da destra, sì, portando la palla sul sinistro, calciando e prendendo l'incrocio dei pali. Lo vedremo oggi, e ieri, uno dei nostri tagli. Ieri un gran gol da attaccante puro, su angolo, battuto sul primo palo, molto decentrato, è andato a incornare sta palla con grande cattiveria sul secondo. E altri gol, Calvano dalla distanza, Battocchio dalla distanza, insomma, stanno trovando Eurogol, è un momento di grazia, non credo che durerà a lungo, parliamoci chiaro, non è la Juve stabile dell'anno scorso, no, sicuramente, però si stanno godendo il momento, c'è grande entusiasmo, complimenti al lavoro fatto da Colombo. Anche perché mentre scorrono le immagini della partita di ieri sera, lo ricordiamo perché il Monopoli ha giocato ieri sera con il Benevento, altro big match fra parentesi di questa giornata, è una squadra che sicuramente sta sorprendendo. Lucio, è una squadra che appunto subisce pochissimo, fra parentesi. Sì, tra l'altro aggiungerei, non è farina del mio sacco, qua i due gol sono, mi pare, sono stati subiti sul calcio per calcio. Esattamente, quindi, però questo, se ci anticipi questo, tutti i temi di cui dobbiamo parlare dopo. Questo è tutto dire, comunque la squadra che è radicata in questa categoria l'ha fatta forse più del Catania e tante altre squadre. È chiaro, come dice Carlo, che quei gol non vengono per tutto l'anno, ma è un periodo quando fai quei gol così belli, perché non sono giocatori alla fine, non sono dei fuori classe, sono degli ottimi giocatori, e quelle sono giocate che non riescono sempre. Quindi in questo momento si stanno godendo quello che è l'attuale situazione in classifica, ma non penso che sia una squadra che possa arrivare alla fine. Non è annoverata, secondo me, tra le squadre che possono lottare fino alla fine. È chiaro che domenica è un viatico importante, perché domenica è un campo difficile quello del Catania. Sicuramente la partita contro il Monopoli delinea quello, ecco, che sarà il gol, sì, il gol di Viteritti di ieri. Queste ottime ripartenze secondo me delineano quello che sarà l'assetto del centrocampo del Catania per la prossima partita, perché sicuramente si andrà a scegliere due elementi di centrocampo che diano copertura e filtro, perché per non prestare spazio a quello che sono le ripartenze del Monopoli. Chiaramente sulle formazioni poi ancora oggi sono veramente difficili e imperscrutabili. Però è chiaro, perché che le caratteristiche del Monopoli vanno annullate. Vanno annullate, e questo è vero. Voglio andare da Anna per sentire alcuni messaggi invece dei nostri telespettatori da casa. Sì Marco, abbiamo parlato di centrocampo e i messaggi che sono arrivati sono proprio sul centrocampo. Scrivono: ciao, e adesso come facciamo a centrocampo? Troppi infortuni, ma Luperini ci può aiutare. E ancora, secondo me l'acquisto migliore del Catania è Di Gennaro, sempre preciso. Ci voleva un centrale come lui. Passiamo a una domanda. Buonasera, e se con gli uomini attuali cambiasse modulo 4-3-3 con D'Andrea, Montalto, Luperini in avanti e a centrocampo con Quaini, Verne e Guglielmotti? Poi ne parliamo dopo. Chiudi Anna. Chiudo Marco con un messaggio che leggo perché so che ti farà piacere, perché è un messaggio per te. Ah, che bello. E lo leggo anche perché io sono d'accordo con questo nostro telespettatore che ha scritto questa cosa. Sicuramente. C'è scritto: che buon ho una pomeriggio. Bella cravatta. No. Complimenti per il programma, ma soprattutto per l'eccellente professionalità del conduttore nel programmare i temi. Basta, va della bene, scaletta. Va bene, questi sono i complimenti. Tuo fratello? Sì. No, secondo me sarà mia mamma probabilmente. No. Sorelle non ne ho, fratelli neanche, probabilmente i parenti più prossimi. Al di là di questo, invece, grazie Anna. Domanda: 4-3-3 è una squadra che può giocare? Già giocando a due ci sono difficoltà, perché sono pochi veramente. Guglielmotti a tre, onestamente secco, no. Quindi
Ma poi proprio sta partita sistema di gioco già è difficile far giocare bene una squadra, figuriamoci con più sistemi. Va bene quello, perché il materiale a disposizione di Toscano è per farla giocare con la difesa a tre, con i quattro centrocampisti, i due trequartisti e la punta centrale. Allora andiamo a dare uno sguardo invece, visto che ci siamo, partiamo con l'angolo tattico, perché insieme ad Ermanno abbiamo isolato, anzi l'ha fatto lui senza insieme, ha fatto solo lui, poi dopo dando il merito a Medico che sono bravo perché scelgo i temi tattici, invece quelli tattici sono di Ermanno, abbiamo isolato alcuni tagli riguardo la fase di non possesso del Monopoli, ma soprattutto le palle inattive. Sì, abbiamo potuto analizzare, guardando le prestazioni del Monopoli, come diciamo la loro pecca, in qualche modo il loro alert difensivo è proprio il calcio piazzato. Infatti prima il mister ci ha detto che hanno subito solamente due gol. Ha spoilerato questa. Sì, in qualche modo ce l'ha anticipato. Hanno subito due gol col Foggia proprio su palla inattiva, su calcio d'angolo, e col Sorrento su un calcio di punizione. Vediamo infatti delle clip sia con la Juventus che col Benevento dove la partita di ieri, dove sì, effettuano una marcatura a zona molto folta nella zona del primo palo, mentre lasciano molto spazio e soprattutto uno, addirittura anche due uomini liberi sul secondo palo. Qua possiamo vedere proprio il gol segnato dal Foggia, si vede come affollano la zona del primo palo, mentre nel secondo palo lasciano un solo giocatore in copertura. Questo ovviamente per il Catania dovrebbe essere un tema tattico da affrontare, da analizzare attentamente. Questa è un po' una caratteristica delle squadre che marcano, decidono di marcare a zona nelle situazioni di palla inattiva, soprattutto nelle situazioni da calcio d'angolo, dove la zona del secondo palo anche è sicuramente un lato debole. Ma anche perché là c'è anche il portiere in più. Esattamente. Nel secondo palo, più i due già vengono coperti pure, e questo penso è il motivo. Questo potrebbe essere il motivo, ma certamente è un dato, come diceva anche Ermanno, di cui approfittare. Anche se il Catania, l'abbiamo detto appunto, con Carlo prima. Ma io credo che lo staff di Toscano sicuramente ha individuato questa lacuna. Il Catania fa pochi gol da situazione di palla inattiva e bisogna creare qualche situazione lo dicevamo più pericolosa. Ieri in telecronaca, no? L'anno scorso, dove c'erano tante difficoltà, era una squadra che però sui calci piazzati si facevano notare, sulle palle inattive si facevano notare. Tante situazioni le hanno sbloccate proprio da palla inattiva, però dico, fare il paragone irriverente con l'anno scorso. Stiamo semplicemente raccontando questa è una piccola lacuna, ma ci sono tanti pregi che ha questa squadra in più. Andiamo a vedere invece nella fase di possesso, Ermanno, il Monopoli, perché cerca la parte centrale del campo, di fare densità, no, in quella zona. Sì, il Monopoli che comunque si dovrebbe presentare con un 3-5-2 adattabile a un 3-4-2-1 che crea molta densità nella parte centrale e soprattutto attacca molto le seconde palle su o corner o dei traversoni giocati laterali, e ha segnato infatti tanti gol. Il mister ce l'ha anticipato prima da fuori area, gol spettacolari come i due a Foggia, uno di Viteriti e l'altro di Galvano, e poi ricercano tanto quindi questa seconda palla, quindi questa palla ad uscire, e addirittura anche ieri, infatti abbiamo visto prima gli highlights, come Battocchio calcia due volte da fuori area, a differenza di quello che abbiamo visto del Catania, che tira praticamente solo all'interno dell'area di rigore. Il Monopoli ricerca molto invece il tiro da fuori, e anche fino a qui con una buona possiamo precisione. Fare vedere anche le clip appunto in sequenza, che raccontano appunto questo che tu stai raccontando e stai dicendo sulla zona centrale del campo. Queste sono invece quelle precedenti, quelle difensive. Invece dovremmo avere poi in sequenza quelle sulla fase di possesso del Monopoli, per dare un'idea alla nostra regia. Eccole qua, guardate. Ecco, la ricerca di Battocchio, per esempio. Qui si crea anche un blocco, Vasquez dentro aria insieme a Jabré, creano un blocco dentro lasciando lo spazio centrale libero, e lui che va a calciare. La situazione è una situazione
Lucio, vai, c'è un grande errore da parte della difesa della squadra avversaria, solo 20 metri in zona centrale scoperti, voglio dire, può capitare lateralmente, però non centralmente, guarda, sì, erano molto bassi, infatti c'è... Sì, ho analizzato una grossa zona di interesse analizzata. Poi, oltre a questo, ci sono anche delle conclusioni, soprattutto abbiamo analizzato quelle del Foggia. Esatto, c'è quelle successive che possiamo vedere anche in sequenza qui. Esatto, ad esempio... questo è proprio il discorso del calcio piazzato e della ricerca della seconda palla. Ci sono tre uomini subito a ricerca della seconda. Questo è il gol di cui parlava prima il mister Breve, dove calcia Viteritti, un gol fantastico. Da più penso di 20. 24-25 metri e l'ha messa sotto l'incrocio, un gol bellissimo. Ma anche là l'uomo che esce si fa saltare, c'è facile, un fallo tattico, troppo facile. Diciamo che lui la mette veramente. C'è sempre... E guardano la palla. Perché ormai i difensori di oggi, caro Lucio, non sanno marcare più. Anche un fallo tattico, guardi la palla, un giallo, oppure guardi la palla, come dice Giù. Certo che però il gol, che non l'hanno marcato, perché è venuto fuori un gol bellissimo. Ed evidenziamo come abbiano un calciatore come Bruschi, che calcia veramente bene i calci piazzati. E quando io vedo un calcio di punizione che fa gol... E allora sono veramente oggi delle perle, perché non si vedono più gol su calci piazzati, non se ne vedono più, quindi sono delle perle. Vediamo adesso, a proposito di perle, mi pare che c'è un altro gol, no? Che vediamo nelle prossime clip, forse no. No, qui forse c'è uno schema sempre su un calcio piazzato dove fanno proprio il blocco e Bruschi, mister ci ha anticipato prima, che va a calciare con un ottimo destro, cerca l'incrocio dei pali, questa volta non gli è andata fortunato. Questa volta non gli è andata bene, però abbiamo tentato di spiegare quello che appunto spesso fanno i giocatori. Ricercano molto, anche perché dalle prossime dati vedremo come loro hanno grosse difficoltà a entrare dentro l'area, quindi ricercano molto proprio il tiro da fuori. Questa situazione qui è ricercata, studiata, lavorata sicuramente dal mister Colombo. Questa c'è una variante, cioè l'uomo gli ha calciato, la mette al secondo palo. Questo invece ha calciato direttamente in porta, perché loro sanno di avere questi ottimi tiratori. Bruschi soprattutto, che è un calcio veramente secco, pulito, ambidestro tra l'altro. Non so se hai messo le clip della punizione. No, la punizione non l'ho inserita perché ovviamente è un calcio piazzato. È un gioiellino. Sì, è un gioiello. Quella punizione. Sì, anche diretta, lui da 24-25 metri diretta. Sì, senza calciata all'incrocio, ha tolto la ragnatela. Scuola calcio Parma e Sassuolo, diciamo, evidenzia un po' la classe, la ricercatezza su certi aspetti tecnici. Sì, anche. Lui è un po' lago della bilancia anche nel sistema di gioco, perché ha ben detto Ermanno, loro fanno questo 3-5-2 mascherato 3-4-2-1, in fase di possesso diventa un 3-4-2-1, ma in fase di non possesso si abbassano molto a 5, diventa un 5-3-2 con proprio Bruschi che affianca Vasquez, che è in un momento di grazia, anche lui. Di grazia incredibile, due gol, è vero. Due gol di ottima fattura, e soprattutto un lavoro per la squadra, sempre, ogni partita è sempre lì. E quando decide magari di forzare la partita, ieri lo ha fatto mister Colombo, perché sullo 0-0 alla fine del primo tempo ha tolto un centrocampista e ha messo proprio Yeboah, che ha messo un vertice offensivo. Facciamo raccontare un pochettino anche come è andata la partita di ieri dal collega Domenico Di Carlo di Canale 7, che vedo collegato con noi. Domenico, stiamo tentando di spiegare un po' quello che potrà aspettarsi il Catania. Intanto buon pomeriggio anche a te, che cosa ci racconti del Monopoli dal tuo punto di vista particolarmente privilegiato, magari non ora che sei in macchina, ma quando li osservi dal campo. Buon pomeriggio, sì, siamo in macchina, tra l'altro a 34 gradi di nuovo oggi qui, quindi siamo qua. Dopo che per 10 giorni abbiamo respirato, adesso si torna ai 34 gradi, e quindi già questo provoca un po' di nervosismo, diciamo, generale, no? Che è mitigato però dal primo posto in classifica. Sì, una piccola precisazione: ieri Yeboah alla fine del primo tempo, anzi all'inizio del secondo tempo, è entrato al posto di Bruschi, per cui non è cambiato nulla dal punto di vista tattico, se non il fatto che Yeboah ovviamente dava maggiore profondità rispetto a Bruschi, che invece fa un gioco più perimetrale. Per il resto, avete detto bene,
è una squadra che sfrutta molto i calci piazzati, le ultime due vittorie a Cava dei Tirreni e ieri sera contro il Benevento sono arrivati proprio a calci piazzati, su schemi peraltro, perché il primo, quello di Vasquez a Cava dei Tirreni, arrivò dopo uno schema diciamo battuto sul calcio d'angolo di Pruschi, ieri sera invece cross sul primo palo e gol di Viteritti. È una squadra tosta, se dobbiamo trovare un aggettivo per questa squadra, una squadra tosta, una squadra che non concede molto, una squadra che sa soffrire, perché ieri sera onestamente nel primo tempo ha sofferto molto il Benevento, che si attaccava con questo 4-2-4 praticamente, con 8 uomini nella metà campo avversaria. Ecco, qui state vedendo proprio il gol di Viteritti. Però è una squadra che sa soffrire, non si vergogna a buttare il pallone in tribuna, per intenderci, quando lo deve fare, ogni tanto quando può rischia l'uscita. Squadra di categoria, squadra tosta, squadra che secondo me potrà fare molto bene, al di là adesso ovviamente di tutti i campanilismi del caso. Da giornalista dico che secondo me è una squadra in Monopoli tosta, che potrà fare molto bene in questo girone, perché tra l'altro ha anche uomini intercambiabili un po' in tutti i reparti, tranne in questo momento la difesa, dove i numeri sono ridotti all'osso. Domenico, ci dobbiamo aspettare qualche cambio, qualche differenza rispetto alla squadra che abbiamo visto in campo ieri con il Benevento? Guarda, allora, rientra Cristallo dalla squalifica. Ieri c'erano praticamente 10 undicesimi della stessa formazione che aveva vinto a Cava all'inizio. Per cui credo che, e l'ha detto anche Colombo, nel momento in cui devi decidere di fare turnover con 3 partite in 8 giorni, scegli l'ultima, no? Perché arrivi ovviamente con le pile scariche per qualche giocatore. Rientra Cristallo dalla squalifica, il che significa avere il quarto, perlomeno il quarto difensore, perché veramente è stato fatto un miracolo in questi giorni, vista l'assenza di Cristallo squalificato, Bizzotto, Ferrini e Fazio infortunati. Praticamente c'era più di mezza difesa infortunata, per cui si è dovuto adattare per esempio Viteritti a fare il braccetto nella difesa a 3. Per il resto credo che giocherà Calvano dall'inizio, che ieri è stato praticamente risparmiato per quasi tutta la partita, potrebbe essere. E poi bisogna vedere le condizioni di Scipioni, che ha corso molto nel ruolo di mezzala destra. Secondo me giocherà Yeboah di nuovo come nel secondo tempo di ieri al fianco di Vasquez, però ripeto, bisognerà vedere anche le condizioni anche fino alla rifinitura di domani mattina, che partirà domenica mattina tra l'altro in aereo per Catania, per cui insomma potrà gestire, ecco, gli allenamenti in sede e la rifinitura di domani mattina. Secondo me la squadra sarà fatta molto sulle sensazioni, no? Sulle gambe proprio. Credo che non giocherà Valenti, per esempio, che ha giocato 2 partite consecutive dopo uno stop di 4 mesi, perché era svincolato nel momento in cui Monopoli l'ha preso, per cui credo che a destra, ecco, potrebbe esserci o Cristallo o Viteritti, se uno dei due, chi non fa il braccetto fa l'esterno, ecco, per intenderci. Questa è l'idea. 3-4 io prevedo sì un 3 cambi, uno per reparto probabilmente, sì. Domenico Di Carlo, grazie per la tua partecipazione, grazie ancora anche per le tue indicazioni. Posso scusami. Complimenti per la competenza, perché molto spesso intervengo, mi chiamano da altre trasmissioni un po' in tutto il girone e mi vogliono sapere da tifosi se il Monopoli vale, o se la squadra avversaria va ad impegnarsi sul campo avversario. Qui invece vedo grande competenza, complimenti. Grazie, oggi è il giorno dei complimenti. Oggi è il giorno dei complimenti, ce li prendiamo. Domenico, grazie, una buona serata ancora a te. Volevo dare, a proposito di complimenti, una notizia che è arrivata da poco in redazione, che riguarda i campi di Catania, perché sappiamo che il Catania è importantissimo, ma ci sono le altre squadre, le squadre che giocano, i ragazzi che devono poter giocare a calcio, e l'assessorato ha diramato attraverso l'ufficio stampa del comune una nota, ci sono dei lavori in corso, si chiama Catania Spazio Sport il progetto, lavori in corso al Belletri che termineranno in 3-4 mesi, per cui verso Natale pressa poco, riqualificazione in vista, ufficializzata oggi sia per il campo di Zia Lisa che per il paratore, e poi lavori anche in 5 campetti di
quartiere: Montepò, Villaggio Sant'Agata, Piazza Beppe Montana, Villa Glori e Viale Bummacaro, sempre nell'ambito di questo progetto Catania Spazio Sport. Per cui mi sembrava una notizia importante da dare ad amanti del calcio, quali siamo noi. Ma non bastano mai. Non bastano mai. Però il lavoro è importante, incominciarlo, cioè, e farlo bene. Ricordiamo che il Velletri già erano incominciati i lavori e termineranno nel giro di 3-4 mesi. Grafiche, dobbiamo verticalizzare a proposito di complimenti per le squadre. Andiamo a vedere una grafica con il rendimento a confronto delle due squadre. Ermanno, torno da te, perché poi andrò da Anna ancora per i messaggi, perché si vede, io guardo la classifica, no? E vedo 52esimo, 60esimo il Monopoli, guardate qua. 52esimo, 60esimo, 49esimo, 48esimo, 43esimo, come fa a essere primo? Il discorso che abbiamo parlato prima, poc'anzi, no? Il fatto che il Monopoli comunque abbia fatto gol, soprattutto su degli episodi alle volte anche un po', diciamo, fortunati, no? Quello che è mancato al Catania. Salta subito all'occhio come la differenza tra le due squadre. Il Catania che fa nella tre quarti avversaria 333 passaggi, mentre il Monopoli ne fa solamente 214, è proprio l'ultima nella classifica della Serie C. Questo perché? Perché, come ha detto anche il nostro collega Di Carlo, la squadra preferisce più fare una giocata verticale, quindi diretta sul vertice, che può essere Bruschi, che può essere Yeboah o chi per loro, però non fraseggia nell'ultima tre quarti, dato che si è messo a confronto anche con quelli che sono i passaggi effettuati dentro aria, nell'area, diciamo, avversaria. Si vede come tocchi in area avversaria, si vede come il Monopoli difficilmente entra dentro l'area, a differenza del Catania, che invece è undicesima in classifica. E poi vedremo successivamente con i video come anche il mister Toscano ricerca costantemente quelli che sono... Ti faccio notare, lo saprai perché la grafica, insomma, i dati li hai tirati fuori tu, la percentuale di tiri nello specchio, e questo è un dato che poi, su cui poi torneremo a parlare. Sì, del Catania si lega al dato che abbiamo visto prima della differenza tra media gol e media XG. Sì. Tiri nello specchio del Catania. Il Catania è quint'ultimo sulle 60 squadre. Però calcia da dentro area di più. Perché calcia dentro area di più. Esatto, il discorso sono su cui... Sono dei dati che si collegano, però. Sono dati che si collegano e che ci fanno capire che manca quel cinismo sotto porta, soprattutto quando l'azione viene fatta e viene portata al termine. Cioè l'ultima giocata deve essere quella decisiva ed è quella che manca. La stoccata, la zampata, come la definisce Toscano. Quello che abbiamo detto i primi minuti, col rientro di chi sa dare questa stoccata potrebbe essere un problema risolto. Esattamente. I due, Montalto e Inglese. Esattamente. D'Andrea. A proposito di problemi risolti, no, non c'entra niente, non so perché lo sto dicendo, però voglio andare da Anna per vedere se ci sono altri messaggi da parte dei nostri telespettatori sul Catania, e vediamo anche se su altro. Sì, Marco, oggi tematica principale dei nostri messaggi centrocampo, e andiamo a leggerli. Se Andrea e Montalto fanno come l'anno scorso, riusciremo ad essere protagonisti, se no sarà dura. È più attacco che centrocampo, diciamo, quello che diceva poco fa Lucio Tost. C'è la possibilità, secondo voi, di un reintegro di Zanellato in campo, vista l'emergenza e infortuni a centrocampo? C'è la possibilità? Perché non credo che la lista è chiusa, quindi... Anche perché la lista è chiusa, fra pensi anche Toscano ha detto a gennaio, ormai se ne riparla a gennaio. Può essere sicuramente valorizzato Forti. Sì, sì. Carmelo Forti potrebbe essere giocatore del Catania sulla rampa di lancio. Esattamente. Hanno ancora messaggi? Sì, continuo con Santo 57 che ci scrive: buonasera, diamo tempo che volendo la qualità c'è. Purtroppo la Serie C è difficile, ma ne usciremo. E concludo con un'altra domanda per i nostri ospiti, dove chiedono: visto l'infortunio di Ditacchio, Tello sarebbe stato utile al Catania? Teio. Ma Teio non c'è più, quindi. Sarebbe. Se avessero saputo che Ditacchio si sarebbe infortunato. Ma penso proprio di no. In questo momento uno dei centrocampisti, secondo me, una delle possibilità che ha
per come vede il centrocampo toscano è quella di magari di spostare Quaini, sì. E che lui abbiamo detto prima già l'ha fatto, quindi potrebbe anche optare per questa soluzione che incarna quelle che sono le sue caratteristiche dei due centrocampisti centrali, no? Perché gli altri due, Carpani e Verna mi pare che si chiama, hanno caratteristiche un po' leggermente diverse. Uno è uno che va alla profondità, cerca la porta, certo. E l'altro è un metodista, quindi penso che non siano proprio le caratteristiche che cerca lui. No, Verna, Lucio, può darsi insieme però a Quaini, insieme a Quaini sarà la prima scelta, sicuramente. Verna, no, dico insieme a Quaini sì, sicuramente è un giocatore importante, deve ancora trovare la migliore condizione perché ha interrotto più volte la preparazione, veniva da un'operazione quest'estate, certo. Quindi ha tardato a trovare la condizione fisica, sta tardando ancora perché ha avuto un problema alla costa, si è fatto male. Però giocatore importante, sta piano piano riprendendo la condizione, sarà un fulcro del Catania, soprattutto in questo periodo, certo, però, che c'è poca quantità. Sarà un centrocampo comunque, tra virgolette, inventato. Questo è logico. Però le caratteristiche si sposano, quelle di Quaini e quella di Verna. Ricordiamoci che c'è Forti e ricordiamoci, secondo me, che dico tra tutti gli altri, Luperini potrebbe avere un po' le caratteristiche, per struttura fisica, per giocare lì. Infatti noi lo proporremo anche nella probabile con queste alternative che dite voi, che è quella di Quaini, che giocherà al centro del centrocampo. Torno da Ermanno per chiudere questa seconda parte della nostra trasmissione, parlando dell'angolo tattico del Catania, proprio perché andiamo a guardare come il Catania cerca di mettere la palla appunto in zona laterale, favorendo le mezzale e gli esterni. Sì, analizzando le partite del Catania vediamo come una costante offensiva è quella della ricerca del tre quarti, che si apre spesso sulla zona laterale, quasi vicino alla linea laterale, e lascia spazio proprio dentro all'inserimento o degli intermedi, Sturaro in primis, o degli esterni della zona. Vediamo per esempio qua il cambio gioco di cui parlava prima il mister. L'inserimento del giocatore alle spalle è fondamentale perché crea un 2 contro 1 e poi lì sta nella scelta del compagno o servire il movimento oppure rientrare dentro, come ha fatto benissimo qua Stoppa, e calciare. Anche qui non abbiamo altri di esempi di questo tipo, ad esempio con il Giuliano c'è Sturaro che si inserisce, lo possiamo vedere nella prossima clip. Più che altro prima abbiamo visto un inserimento alla parte sinistra, adesso alla parte destra, giocata larga sempre su un tre quarti che si apre molto, spazio che si crea e Sturaro che entra dentro. Poi viene fatto un altro tipo di giocata, ma l'intermedio del Catania era proprio lì pronto a inserire e a dare manforte all'azione. È un Catania che fa molte di questo tipo di azioni e appunto dicevamo, Carlo, poi serve anche concretizzarle, no? Riuscire a trovare lo spunto necessario. Sono situazioni codificate, quindi provate e riprovate durante l'allenamento, sono movimenti che sicuramente Toscano vuole. E poi bisogna andare a cercare di buttarla dentro, perché poi quella è la sintesi del calcio, è proprio. Guardiamo la prossima, sempre con il Giuliano, ancora questa volta a sinistra, Ermanno. Sì, a sinistra questa volta, però analizziamo proprio il problema che diciamo abbiamo analizzato fin dall'inizio, il fatto di mettere la palla nello specchio, e vediamo come si crea questo spazio, si crea il 2 contro 1, l'inserimento dell'esterno di fascia che riceve palla proprio nello spazio analizzato, però anche qui c'è il movimento della prima punta, quindi del vertice offensivo, ma l'altro tre quarti dovrebbe cambiare movimento, condividere il movimento, il discorso che parlava all'inizio della puntata del mister Breve, proprio condivisione dei movimenti. Il vertice davanti attacca il primo, l'altro potrebbe fare una mezzaluna perché si crea lo spazio in mezzo, giusto. Attaccare quella mezzaluna e ricevere uno scarico. Mister, parlo con entrambi, lo sapete benissimo, su una palla a rimorchio arrivi in corsa, è quasi sicuro che fai gol. L'abbiamo fatto con Carpani. Dei meccanismi che vanno oliati ancora, dicevamo prima. Giocatore in una squadra costruita ex novo quest'estate, quindi ci vuole del tempo, penso non tanto, perché comunque ci sono dei movimenti importanti provati, però ci vuole ancora qualche giornata, un mesetto ci vorrà per oliare un po' tutto, e poi nel frattempo in questo mesetto bisogna
bisogna trovare dei, no, delle giocate, sai, dei guizzi della, perché i giocatori di qualità ce li ha, sì, tutti, ma sono dei momenti... giocatori che possono farti vincere la partita da soli, ce li ha il Catania, certo. E qualche partita sporca bisogna vincerle con un guizzo, con una situazione di palla inattiva, certo. E poi, come hai ben detto tu, il lavoro ti porterà a migliorare tutte queste situazioni. Questo è una fotografia del campionato dove ad esempio il Monopoli tutto quello che fa gli riesce bene. Succederà al Catania, è fisiologico, e poi magari si fermerà il Monopoli, però il Catania rispetto al Monopoli ha qualità maggiore, quindi alla lunga penso che queste cose possono pagare. Cose. Andiamo a vedere invece quella che è una difficoltà in una fase di non possesso per il Catania, Ermanno, quando c'è un lancio che va a tagliare, insomma, la linea difensiva. Abbiamo analizzato in qualche modo l'alert difensivo del Monopoli, analizziamo lo stesso del Catania. In questi casi sono due situazioni di palla aperta, quindi palla scoperta del difensore e della squadra avversaria, che cerca un lancio alle spalle della difesa. Qui c'è la clip col Giuliano dove prendiamo gol su imbucata. Qui anche il discorso, ci ricolleghiamo al fatto della marcatura e della mancata copertura, perché si analizza un 2 contro 1 a favore del Catania, che non, 3-1 di Baldetti, esattamente, che non viene sfruttato, giocatore portato sull'esterno ma troppo dentro l'aria, e qui è riuscito bene a concludere tranquillamente, anche direi in porta, e a trovare un stessa un situazione gol. Nell'ultima partita invece vi faccio vedere, poi vi lascio la parola con Salvemini, esattamente imbucata anche qui su palla aperta alle spalle della linea. Qui analizzo sì il rischio di un 1 contro 1, a campo aperto, però anche la mancata copertura di Castellini, c'è un ritardo di rotazione di copertura, perché Castellini non sta marcando nessuno, quindi dovrebbe stringere maggiormente e creare un 2 contro 1 invece di un 1 contro 1, che è leggermente più pericoloso. Però bravo qua il difensore di Gennaro, che lo porta sull'esterno. Già è una presa di posizione diversa quella di Gennaro, piuttosto di quella della partita di domenica con Quaini, ma perché Di Gennaro è un difensore puro che sa prendere posizione sull'attaccante. Io andavo a nozze in queste situazioni, l'attaccante non calciava mai con me, perché Lucio, siamo della stessa generazione, sai che cosa significa marcare, prendere posizione, certo. L'attaccante cerca di andare sul piede forte, il difensore deve prendere posizione, quel mezzo metro che evita di andare a calciare. È stato bravo qua Di Gennaro, molto bravo. Ha preso bene posizione, ha evitato di farlo calciare in maniera pericolosa. Nell'altra situazione con Giuliano, no, Quaini, che non è un difensore puro, ma è un giocatore molto più elegante e tecnico, che può giocare anche a centrocampo, da difensore puro gli mancano proprio le prese di posizione che deve avere un difensore. No, invece no, perché erano in tutte e due situazioni, erano in superiorità numerica e difensori, sì. Però il piazzamento fatto male determina che poi magari prende un gol. Ci fermiamo perché c'è un'altra pausa pubblicitaria, poi parliamo di Messina e di Trapani e poi andiamo a vedere le probabili della partita del Massimino. Fra poco. Ritorniamo in studio per parlare, ne abbiamo fatto tanto del Catania, insomma abbiamo snocciolato quelle che possono essere le caratteristiche della sfida di domenica con il Monopoli. Io voglio andare adesso da Ciccio Triolo per parlare un po' del Messina e di quello che attende il Messina addirittura lunedì, la partita dei giallorossi. Ciao Ciccio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, esattamente, siamo distanti rispetto alla solita percorso di attesa del Messina, che giocherà soltanto lunedì a Picerno, in casa di una delle rivelazioni di questo campionato, una delle squadre che sta meglio e sta facendo bene. Il pareggio contro la Juventus Next Gen ha consentito al Picerno di poter dare continuità ai suoi risultati, ma anche il Messina sta bene, ha trovato quel pari a Latina dove forse meritava qualcosa in più, però è riuscito a conquistare il primo punto in trasferta, che fa fiducia, fa morale, crea un po' di entusiasmo anche all'interno dello spogliatoio. Ora il banco di prova di Picerno contro una squadra sicuramente più solida, però il Messina visto all'opera, al Francioni, ha dimostrato di essere una squadra che davvero può giocarsela con tutti, perché è una squadra in palla, tonico, una squadra aggressiva, una squadra che riesce a mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario. Ciccio, che
formazione, oddio, dare una formazione adesso a tre giorni alla partita è difficile, una probabile formazione anche per noi, un gioco un po' con la palla di vetro pure per il Catania in questa situazione, visto che c'è stato anche l'infrasettimanale, ma possiamo tentare di segnare una squadra per la partita con il Picerno, partita delicata. Guarda, Modica ha dimostrato di andare molto sulla base di questo Messina, di questo inizio di campionato, quindi un po' se vogliamo andare a vedere la grafica che abbiamo preparato, ma in maniera molto molto ipotetica, si dovrebbe andare a confermare un po' l'ossatura che si è vista anche al Francioni. L'ipotesi può essere quella di dare respiro a qualcuno e quindi magari Luciani al centro dell'attacco potrebbe esserci al primo minuto, oppure Petrucci in mezzo al campo. Difficile, sicuro anzi, che non ci sarà Salvo perché ha rimediato un brutto infortunio. Chiedo alla regia se possiamo vedere anche quella che può essere la probabile formazione del Messina, così mentre Francesco ce la dà, ecco, riusciamo anche a leggerlo. Ecco, difficile, dicevo, vedere Salvo in una sorta di turnover tra Lia o Schisi sugli esterni, perché l'infortunio è stato abbastanza grave, però per il resto potrebbe ipotizzarsi una formazione come questa, fermo restando che anche qualcosa tatticamente è cambiata a Latina, perché poi alla fine ha sorpreso tutti i modi che ha giocato col 3-5-2, esatto. Quindi per andare ad adattarsi alla formazione laziale, quindi qualcosa potrebbe modificarsi. Vedremo se in queste ore, in questi allenamenti che ci saranno da qui a domenica, potrà trapelare qualcosa. Non fare pubblicità occulta, perché vediamo una pubblicità una marca dietro di te. Grazie Francesco, ci vediamo alla prossima. Buon pomeriggio ancora. Io torno da Anna invece per i messaggi dei nostri telespettatori. A te, Anna. Sì Marco, partiamo con questo messaggio dove ci scrive: Toscano ha sbagliato l'altra sera, Lunetta a destra non può fare il Lunetta. E ancora, messaggio da Antonio che ci scrive: scusate, ma Inglese nelle ultime 52 partite giocate in 4 anni ha segnato solo 7 gol. Siamo sicuri che quest'anno potrà andare in doppia cifra? E chiudo con questo messaggio dove ci scrivono: l'attuale classifica fotografa i reali valori delle squadre. Auguriamoci di poter giocare playoff e non aggiungo altro perché sono di buon umore, quindi ci riteniamo graziati. Ottimismo allo stato puro. Sì. No, vabbè, diciamo così, voglio sentire Lunetta. Lunetta non ha fatto il Lunetta in quella fase. Sono d'accordo col nostro telespettatore, perché secondo me messo da centrodestra era la prima volta che veniva schierato in una posizione da centrodestra. Lui fa fatica perché è un giocatore di forza, di grandissimo strappo e ha bisogno della linea, è un giocatore di binario secondo me, attacca molto bene la profondità. In quel ruolo, in quella situazione servono giocatori tipo Jimenez o Chirico per rendere un po' l'idea. Certo. Su Inglese? Sono un po' scettici, insomma, chi ci ha scritto ha detto: beh, Inglese negli ultimi anni non è che ha segnato tantissimo, perché dovrebbe segnare adesso? Ma già l'ha dimostrato in una partita, ha fatto un gran gol. Inglese, se sta bene fisicamente, intanto fa del bene alla squadra, perché fa reparto, quindi è una punta di peso che si tira addosso sempre due o tre difensori, quindi già questo è tanto per un attacco. E poi sono sicuro che col gioco del Catania, guarda, sugli esterni arriva qualche cross sicuramente, ma tutto sta nella condizione atletica, perché ormai il calcio, la cosa primaria è la condizione atletica, non è come una volta quando poteva giocare un centrocampista di 100 kg, Eraldo Pecci, e magari era con i piedi buoni. Il calcio è cambiato, bisogna essere degli atleti prima ancora che dei buoni calciatori. Vediamo se abbiamo Franco Cammarasana collegato con noi per parlarci del Trapani, della prossima partita del Trapani. Non l'abbiamo ancora, dunque allora facciamo in questo modo, ci fermiamo, facciamo la pausa pubblicitaria, ritorniamo, parliamo un po' del Trapani e poi diamo le probabili formazioni anche del Catania. A fra poco. Eccoci qua, ultima parte di preview, andiamo subito a Trapani per collegarci con il nostro Franco Cammarasana, che vedo inquadrato e sorridente come tutti i trapanesi dopo questo
5-1 eccezionale del Trapani. Assolutamente, ciao Franco. Sì, una vittoria netta al di là del punteggio, punteggio probabilmente troppo severo per il Potenza che quasi a inizio del secondo tempo è rimasto in 10, quindi il Trapani ha approfittato per segnare altri due gol. Però è un Trapani che ha giocato benissimo, soprattutto nel primo tempo, terminato 2-1, poteva benissimo terminare 3-4-1. Finalmente un Trapani che ha velocizzato la manovra sulle fasce laterali con delle ottime sovrapposizioni e poi ha saputo meglio gestire il gioco oltre al terzo quarto, non costringendo i due attaccanti a giocare con le spalle alla porta. L'altra novità al di là dei 5 gol per il Trapani, un altro fatto positivo che fa pure notizia è il fatto che nelle ultime due partite il Trapani ha subito soltanto 2 reti e sotto questo aspetto probabilmente ha trovato un certo equilibrio. Io penso che domenica contro la Tours penso che Aronica confermerà la stessa difesa che ha schierato lì a Potenza, confermando, ripeto, il quartetto con Ciotti, Celiento, Silvestri e Martina. Poi centrocampo, la conferma di Crimi e Carriero che si sono comportati benissimo sia in fase di interdizione che in fase di impostazione. Poi Carice, Canutè in un 4-3-3 che diventa un 4-4-2 in fase di non possesso. E poi altra novità sicuramente è quella del ritorno dal primo minuto di Lescano. Vi ricordo, nell'ultima partita era uscito un pochino tra i fischi, ma non tanto per colpa sua, ma soprattutto perché era stato servito male dai compagni. Questo per quanto riguarda la partita contro una Turris che schiera un 3-4-2-1, Mirko Conte, il suo tecnico, insiste ancora su questo tipo di modulo, una Turris che non subisce gol da due giornate. E a proposito di gol, poc'anzi osservando la classifica notavo una cosa e poi mi taccio visto che devo essere veloce. E attualmente in vetta alla classifica non ci sono le squadre più forti come organico del torneo, manca il Catania, manca lo stesso Trapani e così via, ma c'è la squadra che ha subito meno gol. Il Monopoli ne ha subiti soltanto 2, l'ultimo ad esempio l'ha subito il 7 di settembre, in una partita fra l'altro che ha vinto in quel di Foggia per 4-1, per dirti come in questo campionato, come nella Serie B, lo scorso anno l'abbiamo visto anche in Serie B, in vetta alla classifica ci sono soprattutto le squadre che subiscono meno gol. A questo conferma appunto che meglio in queste case prima non prenderle e poi fare. E questo è sempre una buona regola. Grazie Franco, buon pomeriggio, buona serata buon anche a te. Buon pomeriggio a voi. Allora andiamo velocemente a vedere invece la situazione per quanto riguarda Catania e Monopoli. Noi abbiamo voluto fare una formazione un po' sperimentale, nel senso che abbiamo pensato a Luperini al centro. Vi diciamo che chiaramente nel caso giocasse Quaini in mezzo, quella più scontata diciamo fra virgolette, con Quaini in mezzo insieme a Verna, e poi ci sarebbero tutti gli altri spostamenti con Anastasio che scivolerebbe dietro e con Lunetta che andrebbe chiaramente a sinistra. Puntiamo su Montalto dall'inizio per il Catania, anche se anche lì le scelte sono tante e anche lì, ripeto, si è giocato mercoledì sera, per cui Toscano su questo domani chiaramente scioglierà tutti i dubbi. Andiamo invece sul Monopoli per la squadra invece pugliese, che dovrebbe schierarsi con questo 3-5-2 che abbiamo detto in precedenza e poi che diventa, scusate, vedete 4-3-3 ovviamente, ma non è così, è 3-5-2, errore nostro, vedi, sbagliamo anche, errore nostro, con i due esterni, con Scipioni, Vasquez e Yeboah. Ovviamente l'abbiamo detto, è una squadra che poi in fase di possesso, Ermanno, cambia e diventa un 3-4-2-1. Cambia volto, passa da un 3-5-2 a un 5-3-2
in fase difensiva, in fase offensiva invece Scipioni, che più una seconda punta, un tre quarti, si alza e insieme a Vasquez va in qualche modo a fare più che altro regia nella parte della tre quarti, e Yeboah, che è il vertice, l'unico vertice vero a tenere il peso dell'attacco quasi da solo. Quaini gioca, non ve l'ho chiesto, gioca Quaini secondo voi? Quaini gioca sicuro, non credo che loro vengano qui a giocare la partita con i due attaccanti puri, ma credo che giocheranno Scipioni e Bruschi dietro, lì davanti, sì, dietro Vasquez. Andiamo a vedere invece Quaini anche per l'abbiamo detto prima. Andiamo a vedere invece gli arbitri della partita del Massimino per fare il quadro completo di ciò che troveremo invece domenica alle 20:45 con un arbitro dell'Aquila, Valerio Pezzopane, e poi i due assistenti che sono Di Fermo e Di Imola, il quarto ufficiale Giuseppe Vingo di Pisa. Siamo stati nei tempi anche oggi, nonostante abbiamo incominciato con un quarto d'ora di ritardo o quasi, presso a poco siamo arrivati alla fine. Caro Carlo, dove ti ritroviamo? Fra due ore sarai di nuovo in diretta, c'è qualche altra trasmissione? Ora stacco il telefono. Ti aspettiamo solo per il telegiornale. Un giorno e mezzo, bravo, per un giorno e mezzo il telefono è staccato e quindi ci vedremo domenica. Carlo Breme, grazie. È sempre un grande piacere, Marco. Lucio Tosto, grazie, noi ci ritroviamo fra qualche puntata, fra qualche settimana. Grazie Lucio, buona serata. Ermanno, come ti sei trovato? Ermanno Florio? Molto molto bene. Bene, sono contento, anche noi con te. Anna, come ti sei trovata? Alle tue parti sempre tutto a posto? Io sempre bene, con te sempre bene. Anche noi con te ovviamente, grazie anche alla nostra splendida, elegantissima Anna. Noi ci fermiamo, ringrazio la regia ovviamente per il supporto durante questa trasmissione e vi ricordo la partita del Catania ovviamente con il nostro Diretta Stadio su Telecolor per la gara dei rossazzurri a partire dalle 20:15 domenica e poi da lunedì si ricomincia nuovamente con Anteprima Corner, con Corner, con la differita della partita. Caro Carlo, ci sarà da lavorare anche per te e poi noi torneremo invece venerdì. Ciao, buon pomeriggio.